Ciao amici, bentornati su Balconi TV Roma, io sono Mika, siamo sul terrazzo dello Yellow Bar, siamo tornati qua alla nuova stagione di Balconi TV e la apriamo con un artista italo-turco, lui è Bora, e benvenuto, come stai? Grazie, bene te? Molto bene. Grande. Che cosa ci hai preparato quest'oggi? Ora vi suoniamo Plastic. Versione acustica. Versione acustica, giustissimo. E esatto. Poi ne parliamo. Perfetto. Buona suonata. Grazie. I can be yours all night. Maybe I won't, or I might. You can be mine without feelings, no way. Lead them out. You can be tough all day. Maybe sometimes there's a way. No need to talk, shut it down. Feelings, no way. Lead them out. This heart is plastic. You can feel it too. This mind is plastic. You won't see me through. I can be yours all night. Maybe I won't, or I might. You can be mine without feelings, no way. Leave them out. This heart is plastic. You can feel it too. This mind is plastic. You won't see me through. Sometimes I need to lose control. That's upon me. That's my soul. Sometimes I need to walk away. That's upon you. That's your fault. Oh, oh, oh. This heart is plastic, you can feel it too. This mind is plastic, you won't see me through. This heart is plastic. Oh, yeah. Bora, Balconi TV Roma, abbiamo detto versione acustica perché te sei un artista a 360, cioè componi, canti, fai il producer, di solito fai le cose tutto da solo, in versione elettronica anche, però oggi c'è Xavier che ti accompagna, che tra l'altro, è un altro artista, è stato già ospite con altri gruppi, anche lui non si ferma mai, però vogliamo parlare, a parte che ok, tu farai uscire tutti questi singoli, ora parleremo anche della tua featuring con Xavier, però raccontaci di Plastic un po', a parte ti facevano i complimenti nel backstage anche altri artisti che stanno qua, che ti hanno visto dal vivo e dicevano, all'inizio non capivano se era un DJ set e poi hanno detto no, vabbè, sta facendo tutto lui e suona uguale al disco, quindi Fa molto molto piacere, grazie a tutti per questo. Allora, in realtà per quanto riguarda la produzione io non sono così bravo. C'è il mio produttore Alessandro Forte che ha fatto tutto per Plastic, che è uscito recentemente, musica elettronica, mentre con Xavier abbiamo adesso un altro brano in uscita che è sempre in chiave elettronica, abbiamo scritto un brano insieme, io di solito quando compongo i brani uso anche una chitarra, ma non sono bravo quanto lui, quindi mi dà modesto, una mano. Modesto. Esatto, è la verità, quindi quando possiamo magari presentare i brani insieme, ci piace farlo insieme perché comunque c'è un'ottimissima chimica sul palco. Ti accompagna spesso nelle date, no? Sì, giustissimo. Lui mi sfrutta. Ma ci sono delle date prossimamente, un tour? Perché quando pensi che uscirà il disco completo? Perché vuoi lanciare goccia per goccia, singolo per singolo. Attualmente l'idea è quello. Vediamo un attimino come vanno le cose, vediamo come va Plastic, il secondo pezzo con Xavier, vediamo. Poi in base a quello, se le cose vanno bene, potremmo anche fare magari un album, però
per il momento, anche per farci conoscere un po' di più, perché comunque per il momento non sono nessuno, quindi non mi conosce nessuno, quindi facendo più singoli magari c'è un impatto maggiore. Hai studiato marketing, eh? Ma Alessandro sempre. Sempre Alessandro, questo è veramente Alessandro Forte, assolutamente. Ci vuoi lasciare i contatti così possiamo seguirti e sapere anche le tue date, tutto quanto? Assolutamente sì, allora la prossima data sarà il 26 ottobre, e sempre con Andrea, con Xavier insieme, e poi a novembre abbiamo un'altra data. E comunque tutto questo noi metteremo sui nostri social, e Borair Music su Instagram, perché ormai usiamo solo Instagram. Sì, sta morendo Facebook, così questo, ci dicono. Così dicono, così. Sei dicono. Contento? Ma guarda, nel senso, io nasco un po' dai tempi di MySpace, ecco, qua si capisce un po' la mia età, però vabbè. E da MySpace a Facebook, da Facebook a Instagram, per il momento è così, quindi va bene, tutto quello che funziona, che fa funzionare musica, per noi e va poi Spotify, bene. Immagino tutti i canali Spotify, assolutamente, per noi è un canale molto molto importante, infatti Plastic lo trovate su Spotify, su iTunes, su Apple Music, su Google Play e tutto. Fantastico, ora io ti ringrazio tanto. Grazie Xavier, voi. Merci grazie. Beaucoup, grazie a voi che ci guardate, questo è Balconi TV Roma dal terrazzo dello Yellow Bar, ringrazio Contessa Rocker per la conciatura e ci vediamo la prossima settimana, io sono Mika, ciao, grazie mille.